La verità è che l'ho uccisa io. Ho ucciso Sara in un raptus e temo che possa accadere di nuovo, che possa ricapitare. Se quel giorno al posto di Sara ci fosse stata mia figlia Sabrina, sarebbe successo lo stesso. Michele Misseri, zio di Sara Scazzi, la quindicenne di Avetrana, Taranto, assassinata nel 2010, continua a proclamarsi unico responsabile del terribile delitto. Ora, con inquietanti dichiarazioni, ammette la possibilità di essere nuovamente colto da un raptus e di poter uccidere ancora. Le sue parole sono estremamente allarmanti. Per l'omicidio della giovane Sara, sua moglie Cosima Serrano e sua figlia Sabrina stanno scontando l'ergastolo, mentre lui ha già scontato 8 anni di reclusione, ridotti a poco più di 6 grazie ai benefici di legge, per occultamento di cadavere, ed è ora libero. Nonostante ciò, continua ad autoaccusarsi. Le sue ultime dichiarazioni emergono da una lunga intervista concessa ai giornalisti Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni per One Podcast, che hanno seguito la vicenda fin dall'inizio. I due hanno pubblicato il libro Sara, la ragazza di Avetrana e sono autori di un documentario su Sky e di una docuserie che andrà in onda a ottobre su Disney Plus, intitolata Avetrana non è Hollywood. L'intervista è stata trasmessa anche da Rai 3 nel programma Far West. Per ricordare i fatti, il primo pomeriggio del 26 agosto 2010, Sara Scazzi scomparve mentre si recava a un appuntamento con la cugina Sabrina Misseri per andare al mare. La giovane percorse i 500 metri che separavano la sua casa dalla villetta di via Grazie dell'Edda, dove abitavano i Misseri. Nell'intervista, Misseri ripeté la versione che ha sostenuto da quando ha lasciato il carcere di Lecce a febbraio scorso e che ora sembra desiderare di rivivere. Così racconta: quel giorno non stavo bene, avevo un forte dolore alla testa. Sul letto dormivano Sabrina e Cosima e quest'ultima aveva detto di non suonare al citofono. Sara era scesa in garage e mi stava dando fastidio. L'ho afferrata di spalle e sollevata, ma lei mi ha dato un calcio all'indietro, colpendomi nelle parti più vulnerabili. In quel momento ho avvertito un'improvvisa ondata di rabbia e l'ho stretta con forza. Quella notte ho sognato Sara che mi diceva: «Zio, ho freddo». Misseri sostiene di aver stretto attorno al collo della giovane Sara la corda che gli serviva per avviare il trattore. La difficoltà del mezzo a mettersi in moto lo aveva innervosito e Sara si sarebbe trovata, secondo la sua versione, nel posto sbagliato, al momento sbagliato. «Avevo pensato di prendere una bottiglia di veleno e di andarmene in campagna per togliermi la vita». Ma mentre stavo per bere mi sono detto: se ti suicidi, Sara non sarà mai ritrovata. Poi ho riflettuto che forse ho sbagliato anche su questo. Se mi fossi suicidato, Sara avrebbe avuto giustizia, perché sono stato io, insiste Michele Misseri, continuando a proclamarsi l'unico colpevole e sostenendo: sono io il colpevole. In cella ci sono 2 innocenti e non è giusto. Questa è la sua tesi da tempo, nonostante la moglie e la figlia non abbiano mai risposto a nessuna delle circa 500 lettere che l'agricoltore di Avetrana ha inviato loro mentre erano in carcere a Taranto, dove stanno scontando l'ergastolo. Misseri cerca anche di spiegare perché inizialmente accusò Sabrina dell'omicidio di Sara. Un carabiniere mi disse a un certo punto: «E se dicessimo che Sabrina ti ha portato Sara e che tu le hai messo la corda al collo?» L'ho detto anche davanti ai giudici. Non ricordo chi fosse quel carabiniere. Non ero lucido. Ho protestato dicendo: «Perché dovrei coinvolgere Sabrina se non ha nulla a che fare con questo?» Lui mi rispose: «Tra padre e figlia non ci sono reati. Sabrina avrà solo 2 anni e poi uscirà. Tu andrai in un convento a fare dei lavori e uscirai subito». Mi hanno fatto il lavaggio del cervello, tutti. Mi hanno ricattato. Per me era un ricatto. Per i giudici, zio Michele si limitò a occultare il cadavere della piccola Sara. Per simulare un ritrovamento casuale, il 29 settembre 2010 mise in scena il ritrovamento del telefonino di Sara tra le sterpaglie, mentre lavorava in campagna. Dopo una settimana di interrogatori, Michele confessò di aver ucciso la nipote in seguito al rifiuto delle sue avances
e di aver nascosto il corpo in un pozzo cisterna in contrada Mosca, sulla strada per Nardò, dove venne effettivamente ritrovato poche ore dopo. Durante l'interrogatorio, ammise anche di aver denudato la ragazza e di aver abusato di lei post mortem, una confessione agghiacciante. Pochi giorni dopo il suo arresto per omicidio volontario, Misery ritrattò e accusò la figlia Sabrina come complice del delitto. Dopo l'arresto di Sabrina, che ha sempre sostenuto la sua innocenza, Misery cambiò nuovamente versione e dichiarò di essere l'unico colpevole. A maggio 2011 fu arrestata anche Cosima Serrano, moglie di Misery e madre di Sabrina, con l'accusa di concorso in omicidio volontario. I giudici stabilirono che le due donne, poi condannate all'ergastolo in via definitiva, avessero condotto Sara nel garage della villetta di Via Deledda e l'avessero strangolata con una cintura, come emerso dall'autopsia. Misery aveva poi occultato il corpo nel pozzo. Il movente sarebbe stato la gelosia di Sabrina per la cugina Sara, in relazione a Ivano Russo, un ragazzo di cui entrambe erano innamorate. A Vetrana, un tranquillo paese agricolo di 6.000 abitanti, si trasformò in un set permanente a causa della costante presenza di troupe televisive. Come suggerisce il titolo della serie che andrà in onda in autunno, il piccolo borgo non ha nulla a che vedere con Hollywood. Carmine Gazzanni, uno degli autori del podcast su Michele Misery e della serie su A Vetrana, spiega: «Il caso Scazzi rappresenta un punto di non ritorno. Sebbene la TV del dolore avesse già documentato tragedie come quella di Alfredino Rampi a Vermicino, il delitto di A Vetrana segna un ulteriore passo avanti. Dopo 42 giorni di ricerche, il 6 ottobre 2010, in diretta televisiva, alla madre di Sara, Concetta Serrano, viene comunicato che la figlia non è scomparsa ma è morta e che l'assassino sarebbe stato, secondo quanto si diceva allora, il cognato Michele». Continua Gazzanni: «Dopo un'analisi approfondita dei documenti, è evidente che la verità non è arrivata ad A Vetrana e che il dramma di Sabrina e Cosima Misery, condannate all'ergastolo, è aggravato dall'appello di Michele, che continua a definirsi l'unico colpevole e a richiamare l'attenzione pubblica su quello che considera un errore giudiziario che coinvolge la sua famiglia. L'opinione pubblica ha spesso ritratto Michele Misery come un uomo bonario, uno zio affettuoso, ma un'analisi più attenta dei documenti rivela una realtà ben diversa. Il suo lato oscuro e il ruolo predominante nell'omicidio sono stati minimizzati. Sebbene Misery sia stato descritto come inattendibile, i continui cambiamenti di versione nascondono verità più complesse. La nostra speranza è che venga riconosciuto il vero errore giudiziario che ha coinvolto la famiglia Misery. I magistrati non sono concordi, avendo condannato Sabrina e zia Cosima in tre gradi di giudizio. Anche la criminologa Roberta Bruzzone ha una visione diversa. Nel frattempo, zio Michele ha lasciato A Vetrana, sebbene continui a gestire le sue terre e sogni di tornare in carcere, affermando che quello è il suo posto.